mascherine H24 ad Asiago. Lo ha deciso il sindaco Roberto Arrigoni Stern, che con un'ordinanza ha imposto l'uso dei dispositivi per tutto l'arco della giornata nella zona pedonale, dove in questo periodo di grande affluenza turistica è matematica la formazione di assembramenti. Poco da fare, noi abbiamo un corso 4 novembre, abbiamo un grande centro commerciale all'aperto, per intenderci, quindi questi turisti che rientrano dalle passeggiate, che rientrano dalla montagna, hanno la volontà di ritrovarsi per bersi un aperitivo, eccetera. Per cui, come in tutte le località turistiche, si formano degli assembramenti, degli imbuti di persone, e io ho ricevuto moltissime segnalazioni da parte di turisti che rilevano l'insensibilità da parte di molti che non utilizzano la mascherina. Con questa ordinanza il primo cittadino va a ritoccare sostanzialmente le decisioni ministeriali che hanno varato l'obbligo di portare la mascherina nei luoghi soggetti ad assembramenti dalle 18 alle 6 del mattino. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri scatta dalle 6 di sera. Certo. Allora, ditemi che senso ha stabilire queste restrizioni dalle 6 di sera fino alle 6 di mattina. Noi abbiamo preferito, ovviamente con le prerogative che sono tipiche dei sindaci, che hanno potere restrittivo rispetto alla normativa nazionale, abbiamo preferito estendere questo limite H24, cioè su tutto l'arco del giorno nelle zone pedonalizzate del centro. Il provvedimento sembra aver incontrato il favore dei turisti e della popolazione, tanto che i primi cambiamenti sono già visibili in centro storico. E la cosa che mi fa molto piacere è che stamattina, girando qui per il centro storico, ho visto tutti i nostri ospiti e anche i nostri cittadini con la loro bella mascherina, che transitavano, chiacchieravano, giravano molto liberamente per il centro senza tante complicazioni. Questo credo sia un bel segnale anche di civiltà.